Siamo qui nel cuore di Bologna, dove un artista sta realizzando un'opera che poi andremo a spiegare, a capire, ma incontriamo anche Oddone San Giorgi. In questo caso abbiamo invitato il maestro Falanga a Bologna a interpretare un evento straordinario. Nel 2009 ci sarà, ricorrono i 100 anni del premio, del riconoscimento del premio Nobel Guglielmo Marconi per la fisica. E questa grande kermesse, che si terrà dal 22 al 23 di aprile al Palazzo Renzo, sarà dedicata a una finestra sul futuro, sulle tecnologie ICT nella nostra società, l'evoluzione e quello che comporterà il cambiamento della nostra vita, quindi una grande apertura sul futuro prossimo. Però per dare un senso anche, diciamo, a questa manifestazione di carattere scientifico e presentazione, diciamo, tecnologica, abbiamo anche invitato un artista a interpretare la testimonianza, il lascito, l'eredità di Marconi, e Falanga ha cooptato la figura dell'artista nelle sue opere, le ha anche inserite, diciamo, alcune dedicate specificamente a Bologna. Quindi lui, diciamo, è stato invitato ad essere l'artista ufficiale del GMFE, il Guglielmo Marconi ICT Global Forum ed Exhibition. In questo senso modernità e classicismo si sposano tra Falanga e anche l'iniziativa, il grande evento, diciamo, mediatico, tecnologico, informativo dedicato a Guglielmo Marconi per il 2009. Siamo col maestro Daniele Falanga, gli chiediamo: ma cosa sta facendo lei attorno a questi manichini, corpi? Sto cercando di trasformarli in arte. Che è un compito abbastanza arduo. Già si prestavano di per sé, li ho trovati belli già dall'inizio, perché ricordano molto i miei dipinti, quelli con le statue, diciamo, che noi chiamiamo dei solitamente, almeno io definisco dei. E già questa si prestava da sola, senza bisogno neanche di essere ritoccata, la ricordava tanto perché è classica, voglio dire, la classica statua greca. Allora sto cercando di rivederla. Quindi la maggior parte delle volte mi occupo di crearle dall'inizio pittoricamente, stavolta che ce l'avevo già fatta, ho cercato di rielaborarla in modo artistico, in modo direi concettuale da una parte, usufruendo già del fatto che è impressionistica lei da sé, da sola. Stiamo usando degli acrilici per motivi di tempo anche, soprattutto per il fatto che si debbano asciugare in modo veloce, e poi degli smalti facendo del dripping sopra, quindi le classiche colature. Ho preparato prima un disegno sopra, che sono appunto i classici disegni che usano i miei dipinti. Ho fatto uno squarcio delle finestre in entrambe a ricordare Bologna, quindi un omaggio ancora ennesimo a Bologna. In una ci sono le due torri, nell'altra ci sono i classici archi, i voltoni. E poi lo sto terminando appunto con l'uso di smalti dorati, certo i miei soliti, diciamo, monocromi, che poi monocromi non sono, però adoperando sempre 3-4 colori al massimo, che sono l'immancabile rosso, cioè il dorato, ci sono gli argenti in diverse tonalità. Sono stato invitato ad occuparmi, a fare, diciamo, questa mostra e a dirigerla in un certo senso artisticamente anche verso questo concetto, che sarebbe appunto la manifestazione dedicata a Marconi. E quindi abbiamo fatto delle opere, dedicato un ciclo di opere, sono 21 opere in tutto, 10 sono dipinti su carta, 11 sono dipinti su tele, quasi tutti di grandissima dimensione, 3 li abbiamo dedicati a Marconi, quindi ho rielaborato la figura di Marconi nel mio piccolo, penso di aver azzeccato, almeno per quello che è la mia arte, la figura. Un'altra invece è una nuova opera che io ho fatto per la prima volta usando soltanto il dripping e le colature, quindi smalti dall'alto, buttandoli dall'alto, un po' come faccio con queste, però su un intero dipinto, e così è venuto fuori la figura di Marconi di 1 metro per 1,50 m. Poi ci sono appunto le altre opere ispirate a Bologna, ce n'è 4 appunto che hanno come tema Bologna, si riallacciano sempre a Marconi, ovviamente per il fatto che siamo a Bologna, quindi Marconi era di Bologna. E poi chiudiamo, diciamo, con le mie sagome classiche, che sono i dipinti che solitamente si trovano sul mercato in galleria, che sono le figure appunto delle sagome riportate su tela. In questo caso ho usato il rosso come altri colori proprio per l'occasione, quindi non mi sono distaccato mai dal rosso, come dal fondo che sono sempre dorati, color bronzo, color rame, proprio per un discorso di venerare oggi, in questi giorni, Bologna. Quindi il rosso, che è di Bologna, diciamo tra virgolette, e gli altri colori, che sono colori antichi, magari non caldi, però che per me suscitano, ecco, idee medievali, quindi il color bronzo, il color rame. E sì, tutto insieme, direi che tutte le opere si fondono con questi colori.